La Banca Centrale Europea mantiene stimolo e tassi invariati mentre valuta la solidità del recente aumento dell'inflazione. La Banca Centrale conferma anche che i tassi di interesse rimarranno a livello attuale o più basso per un esteso periodo di tempo. La riunione della BCE, la conferenza stampa del presidente Mario Draghi di marzo 2017, in questo video con Fausto Panunzi. Fausto è professore di economia politica all'Università Bocconi, in collegamento internet da Milano. Ciao Fausto, e bentornato a Loganza. Grazie. Il Consiglio direttivo dunque conferma la riduzione dell'acquisto mensile di attivi a 60 miliardi da 80 miliardi dall'inizio di aprile e l'allungamento del programma fino ad almeno la fine del 2017, che ricordiamolo ancora non corrisponde ad un disimpegno della Banca Centrale, ma a un aumento di circa il doppio della cifra destinata al cosiddetto quantitative easing, perché appunto riduce sì il passo da una parte, ma allunga la durata fino al momento, fino alla fine dell'anno. La BCE lascia anche i tassi di interesse invariati e Mario Draghi ribadisce la cosiddetta forward guidance, e cioè comunica quali sono le intenzioni sul futuro della politica monetaria della BCE al fine di rassicurare e non sorprendere gli investitori. In banca centralese, il linguaggio dei banchieri centrali dice che i tassi di interesse rimarranno a livello attuale o più basso per un extended period of time. Questa è la frase magica che dice ancora, dunque per un periodo di tempo esteso, letteralmente, traducendo letteralmente la frase. Fausto, dunque, il compito più difficile di Draghi durante la seconda conferenza stampa del nuovo anno sembra essere stato quello di, da una parte, mostrare soddisfazione per la chiara ripresa della zona euro e dall'altra invece rassicurare che la politica monetaria continuerà a sostenere la ripresa fino a quando la ripresa diventerà solida. In altre parole, e con le stesse parole di Draghi, non c'è più un senso di urgenza nella politica monetaria della Banca Centrale Europea. È esattamente questo diciamo, l'aspetto forse più rilevante della conferenza stampa di Draghi. Draghi, da una parte, ha fatto quello che possiamo chiamare il victory lap, quindi una specie di giro della vittoria, dicendo che la politica monetaria della Banca Centrale degli ultimi anni ha avuto successo. E ha detto: ha avuto successo perché abbiamo sconfitto il pericolo della deflazione. Ha avuto successo in termini di crescita. Ha ricordato che oramai la crescita a livello europeo sia intorno all'1,6-1,7%, e come questo sia in larga parte dovuto alla politica monetaria. Ha ricordato come oramai la fiducia degli operatori economici sia più elevata che in passato, e ha ricordato anche come è successo della politica monetaria la fine della frammentazione della politica monetaria, vale a dire il fatto che oramai la riduzione dei tassi viene percepita in tutti i paesi e da parecchi operatori, non solo dalle grandi imprese, ma anche dalle piccole imprese. Quindi, da una parte c'è stata questa lunga introduzione di Draghi sui successi della banca centrale, ma al contempo Draghi ha detto che la politica monetaria non cambierà. Certo, ci sono state alcune piccole concessioni. Ha detto che ritiene improbabile, anche se non impossibile, che i tassi vengano ridotti ulteriormente. Ha detto che nel Consiglio direttivo non si è discusso di un nuovo programma di TLTRO, cioè vale a dire di prestiti diciamo alle banche. E quindi in qualche modo ha fatto solo piccoli aggiustamenti per quello che riguarda la policy, ma poi ha anche ricordato che ci sono ancora dei pericoli, pericoli che possono essere quelli legati alle elezioni che ci saranno adesso in Europa e che quindi potranno vedere diciamo il successo elettorale di partiti che sono contro il disegno europeo. E quindi da una parte c'è stata questa, diciamo, dichiarazione di vittoria, ma dall'altro il fatto che nulla cambia per quello che riguarda la politica monetaria e
Ulteriormente a questo, il fatto, insomma, la messa in guardia contro il fatto che i pericoli non sono finiti. Quindi questo duplice senso, questa duplice sensazione è esattamente la cifra della conferenza stampa di Draghi, come tu giustamente ricordavi. Esattamente 2 anni dopo che la BCE ha iniziato il programma di acquisto di attivi conosciuto come quantitative easing, l'inflazione, in contrasto con le stesse previsioni della Banca Centrale, è salita sopra all'obiettivo della stessa BCE. Infatti, a febbraio 2017 è al 2%. L'obiettivo della BCE è poco sotto al 2%, vicino ma sotto al 2%. E dunque le pressioni per ridurre lo stimolo aumentano. Draghi ha cercato di smontare queste pressioni, indicando che l'accelerazione dei prezzi è largamente dovuta al costo dell'energia e che il rischio politico rappresentato dalla crescita dei partiti populisti in un periodo di elezioni nazionali nella zona euro ha la potenzialità di deragliare la ripresa economica in corso. Per dare un'idea della potenza che Draghi ha messo sul campo, l'ammontare totale degli attivi comprati durante il programma sarà di 2.280 miliardi di euro. Una cifra che, tra parentesi, giusto per fare un raffronto veloce, è estremamente simile all'ammontare del debito pubblico italiano. Giusto, questo fa pensare a altre cose, ma insomma fa pensare. È una cifra che corrisponde ad un quarto dell'intera economia della zona euro. Una cifra che, secondo alcuni critici della Banca Centrale Europea, ha creato una enorme bolla sul mercato obbligazionario e che oggi rappresenta la maggiore minaccia per la zona euro. Il quantitative easing, programma di stimolo della Banca Centrale Europea, Fausto, potrebbe rivelarsi un mastodontico errore. Ma è difficile prevedere esattamente quello che avverrà. Draghi ha detto una frase, secondo me, importante nella conferenza stampa. Come sappiamo, ovviamente, uno degli effetti del quantitative easing è quello di aumentare il prezzo delle attività finanziarie, e sappiamo che questo è anche qualcosa che va a vantaggio solamente degli investitori più ricchi, di quelli che detengono attività finanziarie. Quindi una delle accuse che viene spesso rivolta a Draghi è che questa politica aveva delle implicazioni distributive piuttosto rilevanti. Però Draghi ha ricordato come a fianco, come un effetto, l'effetto principale, l'obiettivo di queste politiche monetarie ultra espansive fosse quello dello stimolo all'economia e quindi della creazione di lavori. Quindi diceva, in realtà il vero dividendo anche per chi non ha attività finanziarie è la possibilità di creare, di trovare un posto di lavoro. E Draghi ha ricordato come 4 milioni di posti di lavoro siano stati creati negli ultimi anni grazie alla politica monetaria della BCE. Quindi è possibile che ci sia stata una bolla, è possibile che le conseguenze di questa politica monetaria espansiva si vedranno nei prossimi mesi, anche se in realtà al momento non ci sono segnali evidenti. Ma d'altra parte non dobbiamo dimenticare che la crisi era così severa che senza un intervento deciso delle banche centrali, perché non dimentichiamo che questa non è una politica speciale adottata dalla BCE. Questo stimolo finanziario, questo tipo di politiche di acquisto di titoli sono state adottate dalla Fed, dalla Bank of Japan, quindi si tratta di politiche che sono, dalla Bank of England, sono appunto in realtà condivise. E probabilmente, quindi, la verità è che negli anni passati era prendere il rischio di creare una bolla finanziaria era un prezzo inevitabile da pagare se si voleva agire contro una crisi che stava avvitando in maniera pericolosa su se stessa. Draghi non risponde con chiarezza ad una domanda sulla possibilità di un rialzo dei tassi di interesse prima della fine del quantitative easing. Essenzialmente la lascia, diciamo, aperta. Il problema ancora è che il tasso nominale di inflazione, sopra l'obiettivo della BCE, come abbiamo detto, 2% a febbraio, ma mancano le prove che questo livello di inflazione sia sostenibile nel medio termine, come la Banca Centrale vorrebbe. In sostanza, per Draghi, questa discussione è prematura al momento, anche se gli investitori, per
però cominciano a vedere un rialzo dei tassi di 10 punti base entro aprile 2018 e naturalmente pensano che il quantitative easing poi possa continuare oltre la fine del 2017. Invece, il presidente della BCE si concentra sugli stipendi reali dei lavoratori della zona euro, che non hanno dato significativi benefici, dice. Draghi vuole che l'inflazione si alimenti attraverso gli stipendi in una situazione conosciuta come second round effect. Puoi spiegarci, Fausto, cos'è questo second round effect e perché Draghi cerca l'aumento degli stipendi dei lavoratori della zona euro? Sì, Draghi ha ricordato che ci sono, innanzitutto che l'inflazione che abbiamo adesso è alimentata in larga parte dal prezzo del petrolio e dei beni alimentari, prezzi che sono molto volatili e quindi che vanno presi con cautela, e ha ricordato come la core inflation, cioè quella che non tiene conto di questi beni, in realtà sia a livelli molto più bassi, intorno allo 0,9 mi pare, quindi che in realtà c'è la differenza grossa la fanno questo tipo di beni. Ha ricordato inoltre come in realtà l'inflazione sia in questo momento alimentata dalla politica monetaria ultra espansiva della Banca Centrale Europea, che quindi che lo stimolo non può essere tolto senza causare una riduzione importante dell'inflazione. E ha guardato come segnale, come più affidabile, come tu ricordavi, quello dei salari. In altre parole, cosa accade quando i lavoratori percepiscono che l'inflazione resterà, sarà un fenomeno duraturo, chiederanno nel momento della contrattazione con le loro imprese di incorporare nel salario una parte dell'inflazione per salvaguardare il loro potere di acquisto. E questo è il second round effect. In altre parole, le aspettative di inflazione generano un aumento dei salari. E questo a sua volta genera di per sé un altro aumento dei costi delle imprese e quindi dei prezzi. Ecco, quindi questo segnale è importante perché ci dà anche un'idea di qual è la situazione nel mercato del lavoro. Finché nel mercato del lavoro c'è una grossa manodopera non utilizzata, è improbabile che si manifestino questi effetti sui salari. Quando invece questi si manifestano, vuol dire che oramai nel mercato del lavoro si è normalizzato e quindi Draghi ha giustamente chiesto, d'altra parte come ha fatto la Yellen negli Stati Uniti, di vedere in dettaglio, di vedere meglio i dettagli dei stipendi e salari e quindi di capire che cosa accade nel mercato del lavoro prima di dichiarare vinta la sfida per riportare l'inflazione verso l'obiettivo che è sotto ma vicino al 2%. Nell'ultimo video, abbiamo concluso parlando della possibilità che Draghi avesse cambiato idea sull'uscire dall'euro. Era possibile uscire dall'euro, anche se bisognava pagare 300 e passa, 350, 358 miliardi, il conto per l'Italia era questo, no? Ovviamente noi abbiamo seguito la cronaca del momento e questa era una delle situazioni. Naturalmente nessuno credeva, insomma, parliamoci chiaro, nessuno credeva che Draghi avesse dato il permesso per uscire dall'euro. Questa volta ne riparla, naturalmente, riceve diverse domande durante la conferenza stampa su questa possibilità e Draghi dice: The euro is here to stay, quindi l'euro è qui per rimanerci. La domanda non è tanto se l'euro è irrevocabile, certo che lo è, ma è più un modo di pensare che deve essere più produttivo e chiedersi come possiamo assicurarci di aumentare il benessere dei cittadini della zona euro e fare funzionare meglio questa unione monetaria. Draghi continua elencando una serie di successi raggiunti dall'Unione Monetaria, dall'euro, come il patto di stabilità e crescita, l'SSM, Single Supervisory Mechanism, che sarebbe, no, il meccanismo di supervisione delle banche, appunto della Banca Centrale Europea, la supervisione del sistema bancario dell'euro. L'ESM, European Stability Mechanism, in Italia viene a volte tradotto come MES, MES, Meccanismo Europeo di Stabilità. No, è quel meccanismo a cui i paesi in crisi possono fare appello per ricevere aiuto dagli altri
paesi europei. Nell'elenco dei successi di Draghi c'è anche la straordinaria solidarietà e lo straordinario sforzo mostrato, fatto dai paesi dell'euro verso chi era in uno stato di crisi. Qui viene subito in mente la Grecia, naturalmente. Ora, questi sono i punti su cui i partiti populisti europei marciano per sostenere la necessità di distruggere l'euro. Quindi, Fausto, com'è possibile che siano da una parte i successi dell'euro e allo stesso tempo rappresentino i fallimenti della moneta unica? Qui qualcuno non ha le idee chiare? Ma qua non è in realtà solo l'euro il bersaglio dei partiti populisti, credo che sia più in generale l'Europa, e su questo si gioca su un equivoco. Prendiamo un caso diverso dall'economia, quello sull'immigrazione, ad esempio la riallocazione dei migranti. Come sappiamo, quel programma di Juncker è fallito, ed è fallito perché i governi si sono opposti a questo programma, non perché la Commissione europea non avesse formulato un programma. Quindi il problema è, quando parliamo di Europa, tendiamo a confondere due diverse condizioni di Europa: da una parte la Commissione, Bruxelles, dall'altra parte i governi nazionali. In alcuni casi sono i governi nazionali che si oppongono alle decisioni della Commissione europea, quindi questo è un punto. Tutto quanto è messo nel calderone Europa, ma è diverso che sia, diciamo, Bruxelles o che siano i governi nazionali a opporsi. Per quello che riguarda invece quello che hai detto, ad esempio l'ESM, quindi il MES in italiano, lamentele sono ad esempio che alcuni paesi devono contribuire, come l'Italia, senza riceverne i benefici. Quindi si dice: perché dobbiamo contribuire a alimentare questo fondo senza che poi le nostre banche, ad esempio, ne abbiano un vantaggio? E quindi qua c'è il richiamo al costo della solidarietà. Quindi è un problema diverso. E d'altra parte, perché l'Italia non ha mai voluto ricorrere a questo tipo di meccanismo? Perché ovviamente viene con una intrusione, cioè l'aiuto viene anche con la richiesta di rispettare alcune politiche che sono ovviamente impopolari e che quindi diciamo, i partiti al governo non hanno incentivo ad adottare, e quindi non chiedono questi meccanismi di solidarietà. Ma d'altra parte la solidarietà incondizionata sarebbe difficilmente spiegabile agli elettori di chi dei paesi che devono in realtà fornire la solidarietà e le risorse per la solidarietà. E quindi c'è questo problema, c'è forse troppa poca solidarietà in alcuni casi. Secondo me la Grecia non è un caso in cui le cose nel modo migliore possibile, ma in realtà è che vorremmo avere tutto, vorremmo avere la solidarietà senza avere nessun tipo di condizionalità, vorremmo mantenere la sovranità per quello che ci fa comodo. Penso ad esempio ai paesi dell'est Europa come la Polonia, che vogliono ricevere gli aiuti dall'Europa ma non vogliono avere nessun tipo di imposizione per quello che riguarda le quote dei migranti. Ecco, un'Europa in cui uno ha solo i vantaggi e non ha gli svantaggi è un'Europa irrealizzabile. Questo è, secondo me, la vera promessa dei populisti: pensare che si possa avere un'Europa che da solo, senza dover contribuire, o in alcuni casi che uscendo dall'Europa tutto quanto sarà migliore. Ecco, qua c'è qualche cosa che si può fare. L'Europa può fare di più, può agire meglio, ma in realtà non scordiamoci che molto spesso sono i governi nazionali quelli che impediscono un migliore funzionamento dei meccanismi di solidarietà europei. Fausto Panunzi, Università Bocconi, grazie mille Fausto, e a voi grazie, arrivederci alla prossima. Arrivederci.